Salve, oggi 24 del mese di ottobre la Chiesa celebra la memoria di Sant'Antonio Maria Claret, un santo spagnolo nato nel 1807 e morto nel 1870. Nacque a Sallent, in Catalogna. All'inizio egli fece il tessitore, ma presto cominciò a studiare e divenne sacerdote. Esattamente nel 1835 si dedicò al lavoro missionario tra il popolo con l'aiuto di un gruppo di altri sacerdoti che da ultimo organizzò nell'Istituto dei Missionari Figli del Cuore Immacolato di Maria, da lui detti Clarettiani. Fu poi ordinato vescovo di Santiago di Cuba e visse il suo episcopato con un'attenzione missionaria davvero straordinaria. Fu anche il confessore della regina Isabella II e con lei fu esiliato nel 1868, quando la regina venne appunto detronizzata. Sia a Cuba sia in Spagna egli incontrò tanta ostilità da parte dei politici liberali ed anticlericali spagnoli e fu addirittura costantemente aggredito in maniera anche fisica da quanti avrebbero voluto metterlo a tacere per sempre. Egli continuò ad essere fedele alla sua missione, che fu in modo particolare quella di essere annunciatore della parola. Fu anche un padre al Concilio Vaticano I, dove difese la infallibilità pontificia e morì, ancora braccato dai suoi avversari, nel monastero cistercense di Fontfroid, esiliato in Francia. Fu santificato nel maggio del 1950 e continua ad essere, per quanti fanno parte del suo istituto, ma per quanti nel mondo lo conoscono indirettamente attraverso i suoi missionari, un punto di riferimento per l'impegno cristiano. Salve.